siamo ragazzi, sta per cominciare una nuova puntata di Aperici, l'approfondimento sportivo targato Lega Pro, e come sempre noi ogni mercoledì alle 19 vi teniamo compagnia per raccontarvi tutto ciò che è successo nell'ultima giornata di campionato, proiettandoci alla prossima giornata. E come vedete c'è con me Luigi Polce, come ciao, sempre. Ci siamo mancati, ultimamente. Non, come sempre, ma non. Non sempre. Mi sei mancato, anche se sono stata in buona compagnia e anche tu, ho visto. E oggi è venuto a trovarci anche Andrea Menon, giornalista di Sky Sport, al quale do il benvenuto. Ciao, grazie per l'invito e ciao a tutti. Allora, come vedete, noi ci siamo già messi comodi, quindi fatelo anche voi, ci gustiamo una clip e poi cominciamo. Cara Andrea, cominciamo parlando di premiazioni, perché c'è stata la premiazione del Mantova ed è stata sicuramente super emozionante. E allora ci gustiamo le immagini insieme, perché da quei festeggiamenti poi vi portiamo a dei tatuaggi, però prima guardiamo i festeggiamenti. La premiazione che avviene in questo istante, il presidente Matteo Marani a consegnare personalmente le medaglie. Tanta gioia, tanta festa, abbiamo visto la premiazione con il presidente Marani, quindi davvero un obiettivo raggiunto dopo 14 anni, quindi è stato sicuramente super emozionante, talmente emozionante che i calciatori, alcuni calciatori, hanno deciso di tatuarselo sulla pelle quel momento lì. Sì, parliamo di Radaeli, Wieser, Fiori e Fedel, che hanno voluto imprimere per sempre sulla propria pelle questo momento con tanto di tatuaggio celebrativo, con questa frase "sento un brivido" con la B molto più grande delle altre lettere, ovviamente, e la relativa data, come vediamo anche nelle immagini. Quindi ecco, sicuramente un momento che non si dimenticheranno mai e che loro quattro nello specifico hanno voluto ancora di più rendere indimenticabile. E a proposito di premiazioni e di squadre salite in Serie B, c'è stata una promozione, quella del Cesena, sulla quale ha messo la firma ancora una volta Simone Corazza. Quindi noi siamo lieti di ospitare il calciatore in trasmissione, e lui che davvero ne sa di promozioni, perché è la sua quarta. E allora grazie per essere intervenuto e siamo felici di averti con noi ad Aperici. Grazie a voi, ciao a tutti. Allora, ti ho presentato così perché davvero sei un esperto di promozioni. Dopo Novara, Alessandria, Regina, è arrivata quella col Cesena. Che gusto ha questa e perché magari è diversa dalle altre? Raccontaci un po' come state vivendo questo momento, soprattutto tu. No, è un momento magico. Poi ogni promozione comunque ha una storia a sé, ha caratteristiche, insomma, tutte diverse ma sempre speciali. Questa appunto è freschissima, quindi ce la stiamo ancora godendo in pieno. E forse, anzi, è diversa appunto dalle altre proprio perché è arrivata così presto, è arrivata appunto a fine marzo, e quindi una vittoria così presto non mi era mai capitata, però insomma è stata un'annata fantastica, piena di vittorie, di successi, è incredibile, me la porterò sempre con me. E proprio per il fatto che sia arrivata così presto c'è ancora tanto modo per te di incontrare i tifosi, tifosi che sono stati fondamentali nel vostro percorso. La curva per voi è stata importante, ma cosa ti dicono quando ti incontrano, soprattutto in questo periodo, e che affetto c'è comunque da parte tua nei confronti di questi tifosi, e cosa ricevi da questa città? No, beh, c'è sicuramente un legame speciale, perché anche comunque l'anno scorso abbiamo sfiorato la promozione, poi c'è stata anche quella catastrofe dell'alluvione dove appunto ci siamo uniti ancora di più, e ovviamente vedere comunque una media di 10.000 spettatori in casa è una cosa di incredibile in Serie C, ci fa solo che piacere. Insomma, è stato veramente l'uomo in più quest'anno in casa.
E niente, quando magari giro per il centro ci sono spesso persone o comunque anche bambini che ci fermano, ci salutano e la cosa che mi è rimasta impressa è che tutti ci ringraziano per questa promozione perché è una cosa che sentivano e che volevano tanto e siamo appunto orgogliosi di aver raggiunto questo traguardo insieme a loro. Siete stati in grado di far sognare questa città, insieme a Toscano, che è un allenatore che comunque tu conosci molto bene, con lui sei alla terza promozione, e quindi ci racconti un po' che persona è, che feeling speciale c'è tra voi. Sì, beh, ma fondamentalmente non ci parliamo neanche più di tanto, però come Perché vi dicevi, c'è capite con gli questo feeling. occhi? Ormai? Esatto, praticamente ci capiamo senza parlarci, perché comunque c'è questo. Siamo insieme da 4 anni e con lui appunto ho raggiunto 3 promozioni, una sfiorata con un secondo posto, quindi c'è questo feeling particolare, ci capiamo senza dire troppe cose. Insomma, sono riuscito a esprimermi anche al meglio con lui e sono molto contento e soddisfatto, insomma, del lavoro che abbiamo fatto questi anni insieme. Quindi il feeling con lui particolare ti fa andare in gol, possiamo dirlo, perché ne hai fatti tantissimi anche nell'ultima giornata di campionato. Allora, se sei d'accordo, li guardiamo tutti, quelli che hai fatto finora, li guardiamo insieme, anche insieme ai miei amici qui, e poi dopo ti facciamo anche chiedere da loro qual è il tuo preferito, magari. Prima vengo da te, Simone, perché ho voglia di sapere qual è il tuo preferito. Quindi, qual è quello che è più Bah, importante per te, magari? quello mio preferito è stato, diciamo, quello con l'Ancona, il secondo gol, perché il primo comunque è stato su rigore, che comunque è stato pesante, però il secondo penso che a livello tecnico sia decisamente il più bello di quest'anno, perché sono riuscito a controllarla, a saltare il difensore col controllo e poi di punta ad anticipare il portiere, quindi penso che quello sia quello più bello. Avete qualche domanda nel frattempo? Volete chiedere Sì, qualcosa? te ne faccio una io. Volevo chiederti, nelle ultime stagioni, 4 delle ultime 5 stagioni, sei andato in doppia cifra. Se ci racconti un po' qual è stato per te il gol più significativo, forse, delle ultime stagioni? Oddio, quello più significativo. Beh, uno sicuramente molto importante è stato anche quello contro il Rimini dell'anno scorso.
mi sembra, la seconda giornata, e quindi insomma era un po' la presentazione mia qui a Cesena e segnare subito in un derby così sentito, così importante. Poi feci un gol anche di tacco, quindi secondo me uno dei gol più belli che ho fatto in tutta la mia carriera. È stata un'emozione indescrivibile. Ma tornando a quest'anno, ci sono comunque tanti giovani, tu sei uno dei più esperti, della squadra. Ti senti un po' di responsabilità e stai trasmettendo che cosa? Cosa vuoi trasmettere a questi giovani e a questi compagni? Ti ascoltano soprattutto? Ma diciamo che mi ritengo un po' un leader silenzioso, nel senso che non sono uno che parla molto, però insomma sono uno che pedala sempre a testa bassa, cerco di dare sempre il massimo negli allenamenti e spero che questo mio atteggiamento insomma si faccia notare proprio per queste caratteristiche. È chiaro che mi sento un po' il vecchietto dello spogliatoio, perché ogni tanto capita qualche compleanno di qualche compagno e scopro che hanno 10-12 anni in meno, quindi fa un po' di effetto, però insomma cerco di trasmettere con questi valori, insomma attaccamento alla maglia e voglia di migliorarsi sempre. Luigi. Sì, parlavi Sara, ciao Simone innanzitutto, anche da parte mia, parlavi Sara Ciao, ciao. del gruppo del Cesena, che è un gruppo molto molto giovane, appunto Simone è uno dei più esperti, e magari Simone puoi raccontarci anche quando e se questi giovani ti coinvolgono in contenuti social, perché sappiamo che appunto essendo diversi giovani nello spogliatoio del Cesena c'è una certa propensione, no, a produrre contenuti social, quindi volevo un attimo capire il rapporto dello spogliatoio con i social in generale, se potevi raccontarci un aneddoto, una curiosità o in generale chi è quello che diciamo il più simpatico, quello che quando c'è da stemperare la tensione, quest'anno è successo molto poco, però quando c'è da strappare un sorriso è in prima fila, ecco. Ah beh, ti posso dire così, per strappare sorrisi sicuramente più di Adamo non c'è, nel senso che nello spogliatoio lo tiene vivo, fa battute, scherziamo sempre insieme, quindi insomma, L'uomo spogliatoio però sei tu. siamo un gruppo solido, unito, e penso che si è visto e non potrebbe essere altrimenti, perché questo poi lo rapportiamo anche nel campo e quindi sì, è chiaro che i social ormai vengono utilizzati da tutti, quindi sì, è normale che magari qualche foto, qualche video vengano sempre postati. Poi quest'anno c'è stata quella cosa che ogni fine partita ci mettevamo sotto la curva, tutti uniti a cantare insieme, quindi veniva ripresa e poi da lì è stata come una sorta di, non scaramanzia, ma Un rituale, una diciamo. sorta di... Esatto, di spinta in più e insomma rifarlo tutte le domeniche, tutti i sabati era qualcosa di unico. Allora, è arrivato il momento di salutarti, Simone. Grazie per essere stato qui ospite nostro ad Aperici e ti veramente mandiamo un grande in bocca al lupo, anche se il più grande passo ormai è stato fatto, però la stagione continua e grazie per essere stato con noi, quindi ti auguriamo tanti gol ancora. Grazie mille, grazie a tutti. Allora ragazzi, noi continuiamo e parliamo adesso di quella che è la prossima giornata di campionato per fare in modo di dare degli spunti e dei consigli. Quindi capiamo, o una partita per ogni girone, quale consigliamo ai nostri telespettatori. Visto che abbiamo appena salutato Corazza, a partire dal Cesena, la sfida con la Torres, secondo me, è una delle sfide più belle sicuramente in tutta la Serie C, lo è stato a distanza per tutto il campionato, lo sarà immagino anche in questo weekend in cui le due squadre, tra l'altro Cesena è tranquillo, magari segue solo il record di punti, puoi dire solo insomma, segue il record di punti del Catanzaro, dall'altra parte invece c'è una Torres che ha magari voglia di rifarsi nello scontro diretto, io direi questa è la partita in assoluto. Poi nel girone C ce ne sono tante, tante anche belle. Cos'è che mi dite per il girone C invece di Per il altre? girone C, secondo me, è Andiamo a Benevento vedere. Latina, ma poi c'è il derby Foggia Audace Cerignola e c'è Taranto Avellino, che secondo me in chiave playoff è molto molto bella. Per quanto riguarda invece il girone A, che è l'unico che ci manca, secondo me Vicenza Trento è la più bella all'interno del girone. Sei d'accordo, Luigi? Sono d'accordo su quello che diceva Andrea. Io aggiungerei, per quanto riguarda il girone C, anche un occhio al Crotone, che sappiamo viene da un periodo molto complicato, però vincendo col Monopoli,
se non sbaglio, sarebbe aritmeticamente playoff e quindi comunque sarebbe un risultato che può dare un nuovo slancio alla finale di stagione degli Ionici. Per quanto riguarda invece il girone B, sono d'accordo con quello che diceva Andrea, anche qui capire un po' anche in generale al netto della singola partita come arrivano poi le squadre che in questo momento sono nei piazzamenti playoff, perché è chiaro che molto dipenderà da quello. E anche per esempio Andrea giustamente citava il Vicenza è la squadra che nel girone A ha fatto più punti nel girone di ritorno, quindi capire se davvero questa candidatura forte che si sta costruendo in ottica post-season. Ieri ha parlato anche il presidente Renzo Rosso, che ha detto che appunto l'obiettivo è quello di andare in B attraverso i playoff, e quindi ecco, capiamo anche il Vicenza in che stato di forma si presenterà. In questo momento è la squadra più in forma del girone, ma forse anche del campionato. Sì, assolutamente straordinario quello che sta facendo il Vicenza in questo periodo. Personalmente ho visto il Padova nell'ultima giornata e mi è sembrata una squadra solida nonostante il cambio in panchina, settimana agitata, tutto quello che è successo a Padova, però... C'è anche l'appuntamento col destino di Massimo Oddo, sfuggito 2 anni fa alla promozione in finale, la voglia di tornare, è subentrato nello stesso modo, quindi magari quello potrebbe essere. È successo anche una cosa simile a Pescara, che lui subentrò in corsa e raccolse poi la squadra ai playoff, in quel caso era Serie B, però insomma questo destino che torna... Magari può essere una chiave. Capire esatto cosa succederà. Allora, io devo però... Cioè, mi sono un attimo distratta. Ok, tu hai dato i consigli sulle partite da vedere, ma sai già che partita, che telecronaca farai? Sì. Perché magari la seguiamo, giusto? Un pochettino di più. Consigli disinteressati. Allora, Benevento Latina, secondo me sarà la partita del settimana. Secolo. Male, non ce l'abbiamo già. No, non ce l'abbiamo ancora. Però sì, quella, attentissimi, Benevento Latina, la partita della settimana. No, a parte gli scherzi. Comunque il Benevento, dopo aver perso con l'Avellino, secondo me un bel banco di prova per vedere cosa potrà fare. Sicuramente hai seguito e avrai visto tutti i gol dell'ultima giornata di campionato. Adesso te li faccio commentare tra un po' anche a te, Luigi. Prima però lo facciamo insieme a un altro ospite che è Nicolò Schira. Allora ci colleghiamo con lui e vediamo i gol insieme e sentiamo anche qual è il suo preferito, vediamo cosa ci racconta. Ciao Sara, naturalmente saluto anche Luigi e Andrea, grazie per l'invito, è un piacere essere in vostra compagnia. Abbiamo visto veramente dei gol strepitosi, difficile sinceramente scegliere il migliore, anche perché sono molto diversi tra loro. Mi piace la serpentina di Siripo, un po' alla Dybala, che parte da destra, si accentra e poi col mancino la piazza sul secondo palo, conclusioni spettacolari balisticamente dalla distanza di Cretella, che prende la mira e la infila all'incrocio. Stessa cosa per Paponi della Fermana, uno che insomma aveva anche fatto gol straordinari a inizio carriera anche in Europa League con la maglia del Parma. Devo però poi naturalmente forse premiare anche per la difficoltà, seppur secondo me ci sono delle responsabilità, di Gelmi, la conclusione da centrocampo, insomma di Riggio, un difensore che prende, la spara là dall'altra parte e la infila dove il portiere non può arrivare. È il gol della settimana, un video diventato virale poi anche per l'importanza fatto nel derby pugliese tra Taranto e Monopoli, quindi alla fine premio lui, ma devo fare i complimenti un po' a tutti i protagonisti della clip, perché sono veramente reti molto molto belle. Andrea, sei d'accordo? Sì, volevo creare un po' di contraddittorio, però sono assolutamente d'accordo, no. Allora, ho commentato quello di Cretella, okay. Secondo me è stato un gol bellissimo perché è improvviso, ha proprio spostato e calciato senza pensare, uno sguardo alla porta aveva calciato, molto bello, però sì, direi che il gol più bello della settimana è senza dubbio quello di Riggio del Taranto.
Tu ce l'hai un gol preferito, Luigi? Io avevo Riggio, che sicuramente non può non essere citato, tra l'altro ne parleremo poi, Sara, anche nella parte social, perché... Che arriva, la parte social arriva sta sempre. Sta per arrivare, per voi a casa che aspettate quella, sta per arrivare. È tipo una minaccia. Sembra un po' una minaccia, in effetti. Però ne parleremo, perché il Taranto ha fatto un post, secondo me, bellissimo sul tema. Però ecco, volevo citare anche il gol di Castelli, che secondo me è un gesto tecnico notevole, poi anche l'esultanza alla CR7, insomma. Però anche quello bello, ma in generale ecco, un'ennesima settimana, nel suo weekend con tanti bei gol, ma anche parate, come ci direi. Sì, tantissime parate che ci andiamo a gustare. E guardiamo insieme le parate, ne abbiamo selezionate 5. Poi andiamo da Nicolo Schira e poi di nuovo da voi. Assolutamente, abbiamo visto bellissime parate, direi che insomma una top 5 eccellente, di grande livello, interventi molto spettacolari. Se devo personalmente formare un podio, sicuramente menziono la parata di Colombi, che è uno dei protagonisti della grande stagione del Rimini, tra l'altro un portiere che insomma lo conosciamo bene, un grande passato anche in Serie A e in Serie B, con le maglie tra l'altro di Parma e Carpi, quindi un lusso per la categoria. Molto molto bene anche il colpo di reni di Bleve, perché la palla scende all'ultimo e quindi lui dà forza nel tuffarsi, riesce in qualche modo comunque a togliere la palla dall'angolino, non era affatto semplice. E poi personalmente, forse per la spettacolarità dell'intervento, premierei come miglior parata di questa giornata quella di Armando Fumagalli, 42 anni e non sentirli, per il Batman di Treviglio, il portiere del Messina, vola là a togliere la palla sotto l'incrocio. Eh sì, dai, premierei lui. E intanto vi ringrazio insomma per l'invito e spero insomma ci sia anche un'altra possibilità, magari live in studio oltre che in collegamento. Un saluto a tutti. Allora, commentiamo insieme queste parate. Ci sono tutte o ne manca qualcuna per voi? Allora, io sempre rimanendo a quello che ho visto proprio commentato direttamente, secondo me Donnarumma ha fatto una serie di parate molto belle. Non ha fatto parate probabilmente più belle di quelle che abbiamo visto, secondo me no, però ha fatto una serie di parate importanti per il Padova per prendersi 3 punti. Tra queste direi che concordo ancora una volta con Nicolò Schira e ti dico che secondo me la più bella parata è stata quella di Fumagalli. Assolutamente. Ok, assolutamente, quindi anche io sono d'accordo, siamo tutti d'accordo su questo. Grazie allora Nicolo Schira per essere intervenuto e adesso è arrivato il momento. Attesissimo. Social, attesissimo, Luigi Polce per noi, social media manager della Lega Pro e che come sempre ogni settimana ci porta tutti gli spunti qui per parlare insieme di social, non solo che arrivano dalle altre squadre, da tutte le squadre della Serie C, ma anche direttamente da Lega Pro. Quindi lasciate la parola e raccontaci tutto. Sì, come di consiglio, Sara, partiamo dai social delle nostre squadre, in questo caso da un post dell'Arzignano, che ha fatto i propri complimenti alla Union Clodiense, che dopo 47 anni è tornata in Serie C. Tra l'altro questo ci dà anche, se vogliamo, uno spunto, Sara, per parlare delle squadre che già oggi hanno conquistato l'aritmetica certezza di disputare l'anno prossimo il campionato di Serie C Now. Quindi sono benvenute. Benvenute, assolutamente. Adesso... Le abbiamo già fatte sui social, lo rinnoviamo anche qui su Aperici il nostro benvenuto. Quindi oltre all'Union Clodiense Chioggia avremo anche la Cavese e il Trapani, due grandissime piazze del sud che tornano entrambe in Lega Pro dopo 3 anni Trapani di assenza. Trapani vicino a casa mia, oltretutto. Trapani vicino a casa tua, esatto. Quindi magari avremo anche dei contenuti dal campo, diciamo. E quindi tre bei ritorni. Passando ancora oltre, abbiamo questo post dell'Audace Cerignola con questa bellissima foto della mascotte che è la cicogna con due bambini. Tra l'altro questo, Sara, ci dà anche un pretesto per un piccolo spoiler, nel senso che tra qualche settimana, voi lo sapete, dovete continuare a seguirci su tutti i nostri social, dovete continuare a seguire Aperici,
ma ancora di più dovete farlo perché, oltre al racconto dei playoff, avremo anche un contest sulle mascotte. Quindi sarete coinvolti tutti voi in prima persona, come al solito, a scegliere quella che sarà poi la mascotte vincitrice. Non vi svelo nient'altro, ho detto già troppo. Però... Esatto, ho detto già tantissimo, però voi attivate le notifiche e io colgo l'occasione per ricordarlo sempre, in modo tale che possiate avere tutti gli aggiornamenti e sicuramente qualcuno vi ricorderà anche questo. Esatto, diciamo che sarà un Sanremo delle mascotte, per dire un po'. Le inventate a livello di, è incredibile. Di meccanica. Andando oltre, altrimenti vi svelo troppo, dicevo prima, no, del gol di Riggio da centrocampo, sì, in Monopoli Taranto. Il Taranto ha voluto giocare sulla cosa con questo post, secondo me, bellissimo, appunto simulando una partita a Monopoli, peschi la carta degli imprevisti e il gol di Riggio a centrocampo, che ha un po' sparigliato le carte, in questo caso il tabellone di Monopoli, non del Monopoli, in una partita che appunto ha regalato poi i tre punti agli uomini di Ezio Capuano. Adesso passiamo, Sara, restando sempre al girone C, all'ultimo contenuto che arriva dalle nostre squadre, con questo reel molto molto bello che ci mostra Castellammare addobbata per la festa a promozione. Per i festeggiamenti. Della vediamo, Stavi. Vediamo. Passando invece ai nostri social, che come sai sono sempre molto attivi, soprattutto quando bisogna raccontare le partite in chiave match day con una grafica dedicata. Settimana scorsa l'abbiamo fatto raccontando il match del Girone C che metteva in palio punti pesantissimi in ottica quarto posto. Sto parlando di Casertana AZ Picerno, come vedete raffigurate da i due animali simbolo, quindi da un lato il falco e dall'altro la leonessa. Sempre domenica 14, Sara, abbiamo voluto anche ricordare con un post sui nostri canali la scomparsa di Morosini, che ricordiamo era avvenuta 12 anni fa, sì, nel match dell'Adriatico di Pescara contro il Livorno per un malore in campo. Quindi abbiamo voluto ricordare il calciatore del Livorno con queste foto, lui che tra l'altro ha vestito le maglie di Padova e Vicenza, i due club della Serie C Now. Una data davvero beffarda, terribile, molto crudele, possiamo utilizzare, sì, tutti gli aggettivi che vogliamo, perché purtroppo poi domenica scorsa c'è stata anche la scomparsa di Mattia Giani, il fratello, sì, di Elia, il calciatore dell'Eniago Salus, anche in questo caso per un malore in campo. Lui giocava in eccellenza nel match tra Lanciotto e Castelfiorentino, ha perso purtroppo la vita, quindi è anche l'occasione per ribadire, certo, il nostro abbraccio e stringerci attorno alla famiglia e tutti. Sì, ci uniamo al dolore della famiglia, e davvero sono situazioni e notizie spiacevoli. Stasera, come sappiamo invece, Sara, si gioca la Champions League, i ritorni degli quarti di finale di Champions League. Ci sarà in campo anche il Real Madrid di Carletto Ancelotti contro il Manchester City, l'andata è finita 3-3, e noi abbiamo voluto raccontare nella nostra rubrica throwback i trascorsi di Ancelotti e il suo esordio a Parma in Serie C, quindi dalla C di Serie C alla C di Champions League. Augurandoci ovviamente, sembra uguale ma non è, ma esatto, è sicuramente, augurandoci ovviamente come italiani che possa poi avere la meglio e proseguire, sì, il suo percorso europeo. Perfetto, grazie per tutti questi contributi che arrivano ogni settimana da parte tua. Noi siamo giunti praticamente in chiusura e come sempre io devo ricordarvi tutti gli appuntamenti targati Lega Pro. Oggi, mercoledì 17 aprile, si è tenuta una nuova tappa dell'Integrity Tour a Verona e questo fine settimana si svolgeranno le finals delle Serie C, sempre a Verona. Io ringrazio Andrea Menon, giornalista di Sky, che come sempre ci tiene compagnia con le telecronache della Serie C Now, e grazie anche a Luigi Polce. E ringrazio anche coloro che sono intervenuti in questa trasmissione. Vi do appuntamento sempre il prossimo mercoledì, di mercoledì alle ore 19, sempre con Aperici. Grazie ancora.